Ciao da Giampi, adesso ci troviamo sullo spot di pesca, proviamo il metodo che abbiamo preparato con la ricetta self-made ieri, dentro un sacchettino. Oggi ci troviamo qui in compagnia del tonno, che utilizzeremo per preparare un'altra delle mie ricette self-made. Nel particolare una buona pastura method con vari sfarinati e anche pellet al pesce, oltre al tonno. Procediamo con la ricetta. Iniziamo con 200 g di farina di pesce. Aggiungiamo poi 150 g di semola rimacinata di grano duro, il classico semolino. Aggiungiamo poi 150 g di farina gialla, mi raccomando non di polenta. Andiamo ad aggiungere ora 150 g di mais frammentato. Andiamo poi ad aggiungere questo pellet al pesce, taglia medio piccola, circa 3 mm. Anche di questo ne aggiungiamo 150 g. Aggiungiamo poi due bei cucchiai di sale grandi. Adesso misceliamo bene il tutto in modo che venga ben omogeneo tutto il composto degli sfarinati. Avrà tendenzialmente un colorito chiaro e il pellet si evidenzierà col suo colore più scuro. Aggiungiamo poi la scatoletta del tonno comprensivo del suo olio, che chiaramente andrà a dare l'aroma a tutto il composto. Quindi circa 150 g che sgocciolati diventano circa 100 g. Torniamo a riamalgamare bene prima di aggiungere la bagnatura finale. Aiutiamoci anche con le mani, che sicuramente viene meglio tutta la lavorazione. A man mano che amalgamate tutto il composto, comincerete a sentire sicuramente un buonissimo odore di tonno, che sarà quella parte più attrattiva del nostro metodo. Come vedete è ancora molto sfarinato, per cui adesso andiamo ad aggiungere, a seconda dell'utilizzo che ne faremo, o l'olio o altrimenti l'acqua. Chiaramente l'olio si metterà nel caso in cui vogliamo che sia più a friendly, invece nel caso di una pasturazione a method utilizzando il pasturatore classico possiamo usare anche l'acqua. Io lo utilizzerò sicuramente con dei PVA, con dei sacchettini o con una rete PVA, quindi il mio consiglio è di utilizzare un olio di semi, in questo caso di arachide, che è ottimo e anche un ottimo odore. Mi raccomando, aggiungiamone un po' alla volta, non troppo, e di volta in volta impastiamo per misurare poi la consistenza e anche l'umidità. Se per caso decidete di impastarla con l'acqua per utilizzarla con i classici pasturatori, noterete anche che l'impasto verrà sicuramente anche più sodo, quindi le palle si faranno anche in maniera più semplice e verranno anche più dure. E comunque se volete aumentare il legante della pastura aggiungete del semolino.
Questo è il risultato finale del method. Adesso siamo pronti per metterlo nei sacchettini. Un piccolo trucchetto che ho adottato nel confezionare i miei PVA è quello di fare un piccolo fondo alla base del sacchettino con del pan grattato, in modo che così molto chiaro risalta anche nel fondo, solitamente scuro. Quindi procediamo appunto con la preparazione del sacchettino. Quindi avremo una base come questa, alla quale andremo giù a aggiungere poi il nostro method che abbiamo confezionato precedentemente. Mentre confezionate il sacchettino, una cosa molto importante è pressarlo. Quindi vedete che assumerà una forma tipo questa, con una base sicuramente molto evidente e chiara sul fondo. Poi procediamo a riempire ulteriormente il sacchetto e poi lo chiuderemo. Il sacchettino finale sarà circa sui 100 grammi o poco più, 100, 110, 120 grammi. Quindi adesso di nuovo lo pressiamo bene. E lo andremo poi a chiudere. Per la chiusura del sacchettino io li ho presi un po' abbondanti in altezza, in modo che si fa semplicemente un taglio con le forbici nella parte verticale e poi dopo si eseguirà un nodo. Quindi si fanno i due lembi che poi si andranno a chiudere. E come vedete l'aria verrà subito espulsa. Doppio nodo e poi andremo a chiudere anche gli angoli. Per la chiusura degli angoli invece ci aiuteremo con un po' d'acqua, come solito, in modo che la bombetta venga bella pressata e non avrà problemi poi di scioglimento a seguire. E comunque ricordatevi sempre di forare il sacchettino con l'ago prima di lanciare. Ecco la bombetta pronta. Volendo si possono anche tagliare i lembi, quindi con le forbici facciamo un'operazione di questo tipo. Questa è la bombetta finita, quindi bicolore, pronta per essere innescata. Ciao da Giampi! Adesso ci troviamo sullo spot di pesca, proviamo il method che abbiamo preparato con la ricetta self-made ieri, dentro un sacchettino, armato di una proteina, lombrico e il mais. Vediamo se riusciamo a prendere un pesce. Partiamo con un pesciolino di disturbo. Una bella brenotta, un doppio mais con lombrico, perfetti la matura, direi un bel pesciotto. Quindi questa era la mia ricetta per il method mix invernale a base di tonno. E abbiamo visto anche la realizzazione dei PVA, doppio colore. Se la ricetta vi è piaciuta, mettete un like e attivate la campanellina per non perdere i prossimi video. Ciao da Giampi!